manifestazione per vivere e far vivere questa città. Una manifestazione che abbiamo indetto come Assemblea Sociale per la Casa, a cui hanno aderito tantissime altre associazioni, sindacati, cittadini. Hanno aderito tutti coloro che in questi mesi, in questi anni, in questi decenni, si occupano della salvaguardia e della salvaguardia della volontà di trovare delle soluzioni a quello che è la drammatica perdita di residenti di questa città. Da quando si è insediata la nuova giunta, nonostante le promesse, abbiamo perso altri 1600 unità di cittadini. Noi vogliamo dire basta, basta lo spopolamento di questa città, perché non è vero che non ci sono le case, non è vero che non ci sono le risorse, che vengono sempre destinate alla bestia più grande, a chi ha più interessi, e noi non vogliamo che vengano tutelati soltanto gli interessi degli armatori, gli interessi delle grandi corporation. Il padiglione Venezia al Biennale di quest'anno è l'emblema di quello che la giunta ha scelto di fare, una totale schifezza, non valorizzare la città e quello che i veneziani sono, ma tutt'altro. Noi oggi stiamo andando verso il Palazzo della Regione perché arriviamo all'ultimo step di questa battaglia, arriviamo allo step successivo, quello dell'assessore alla regione che si occupa dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi sociali che continuamente vengono tagliati in questa città. Vediamo ogni giorno mamme e papà mobilitarsi per i tagli agli asili e alle misure di welfare. Non ci sono più contributi all'affitto, non ci sono più le risorse, dicono. Ecco, le risorse siamo noi, le state vedendo in corteo in questo momento.